Buongiorno, buonasera, moto estate. Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari, dove sta per aver luogo il quarto round dei trofei Wheel Up Moto Estate 2016. Qui in cabina di commento con voi, come di consuetudine, Alberto Fontana, speaker ufficiale del portale racebooking.net, e un ospite d'eccezione per questa gara. Infatti il nostro solito commento tecnico sarà impegnato nel CIV e abbiamo qui con noi a commentare Fabrizio Perotti. Ciao a tutti, ciao Alberto, gli ho rubato il posto, hai visto? Esatto. Fabri, che cosa fai in quest'anno, in brevissimo? Un campionato spagnolo superbike con la Kawasaki e poi sempre istruttore riding school. Ottimo, ottimo, quindi è davvero un immenso piacere averti qui con noi per commentare le gare di questo quarto round di campionato. Un round molto speciale in quanto alcune categorie oggi disputeranno gara doppia. Questo perché i trofei moto estate sono su 5 tappe ma su 6 gare complessive. Sarà molto importante oggi totalizzare un gran numero di punti, infatti lo sai bene anche tu quanto possa essere importante una gara doppia in un weekend. Assolutamente, importante anche amministrare, ormai il campionato sta per arrivare verso la fine, quindi bisogna veramente fare i calcoli con i punti. Un weekend che è stato funestato dalle condizioni meteo incerte fino al giorno prima della gara, poi un sole splendente ha deciso di baciare l'autodromo sotto un'aria abbastanza fresca, le temperature non sono altissime, si sta intorno ai 28-30 gradi, condizioni quasi ideali per disputare queste gare. Adesso andiamo a vedere come di consuetudine la nostra sigla e dopodiché torniamo qui pronti per commentare le gare di questo round. Rieccoci di nuovo collegati sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Le immagini sul rettilineo della griglia di partenza vi fanno intuire che siamo nel pomeriggio inoltrato di questa giornata, una giornata che ha già visto alcuni ritardi dovuti a bandiere rosse accadute nelle gare precedenti e nei turni di qualifica del mattino. Quindi una giornata che già a questo punto inizia ad essere molto più lunga del previsto. Stiamo per assistere alla gara del CRV Piemonte, Campionato Regionale Velocità Piemonte. Questo progetto rilanciato l'anno scorso dal Motoclub TTN, che ha avuto un grande successo al punto che ha griglia piena, tutto esaurito, non ci sono più posti. A inizio campionato non c'erano più posti, adesso qualche wild card mancante c'è, ma 28 moto in griglia qui a Varano il 7 agosto è un risultato che sicuramente si può definire come grande, grande, grande successo. Questo campionato regionale Velocità Piemonte è riservato a tutti i tesserati in Piemonte, si corre con monogomma Michelin, quindi gomma uguale per tutti, moto libere, e si compone di 4 categorie differenti. Abbiamo CRV 600 Expert, ovvero dei più veloci con cilindrata 600, CRV 1000 Expert, i loro cugini con cilindrata 1000, CRV Rookies 600, ovvero i debuttanti, gli esordienti con moto di cilindrata 600, e i CRV Rookies 1000. Quindi vedrete 28 moto con tanti piloti che si sfideranno per 4 diverse sottocategorie. Andiamo ad analizzare da vicino questa griglia di partenza con un nome molto noto, un nome che le Michelin le conosce bene, stiamo parlando di Fabio Villa, pilota che aveva vinto qualche anno fa con l'assistenza di Alberto Gasparini la Michelin Power GP. È ritornato a fare una wild card in questo trofeo e ha subito detto la sua facendo segnare la pole position col tempo di 1:11.931 con gomme Michelin, un tempo straordinario che beffa di 30 millesimi il secondo in classifica William Venezia, che ha girato in 1:11.964, gli unici due a scendere sotto il muro dell'1:12 questi due piloti. Con la sua moto numero 44 è veramente vicino, vicino alla moto di Fabio Villa. Terza posizione per Marco Manna, che dopo un inizio di stagione non entusiasmante, dopo la caduta di Modena della scorsa gara, adesso ha ridetto la sua, rimettendo di nuovo la sua BMW davanti a quasi tutti, facendo segnare questo terzo posto straordinario di categoria e assoluto. Quarta posizione per Alessio Bronzini, quarto assoluto ma primo della categoria CRV 600 Expert a bordo della sua Kawasaki col tempo di 1:12.828, moto numero 165, partirà
dalla prima posizione della seconda fila di questo schieramento. Subito alle sue spalle Luca Figerot, che vede tra sé e i suoi avversari del CRV 1000 Expert la moto di Alessio Bronzini. Dovrà cercare di passarlo in partenza se vuole tenere il contatto col trenino di testa dei primi tre là davanti. 1:12.8 il tempo di Luca Figerot, che tra l'altro ci tiene a ringraziare gli sponsor che avrete intravisto inquadrati qualche secondo fa, indicati proprio da lui sulla griglia di partenza. Sesta posizione per Giovanni Altomonte con la moto numero 18. Fa anche questa perché l'abbiamo vista anche in griglia di partenza della 1000, sì, della moto estate 1000, e fa anche questa, sì. Okay. Giovanni Altomonte, voi qualunque gara andiate, di qualunque campionato andiate, troverete Giovanni Altomonte che corre. Lo vedo un po' più a suo agio con la 600, mi sembra, rispetto alla 1000. Beh, la 1000 qua, ancora col 1000. Perdonami. Yamaha R1, sempre quella, quest'anno fa tutto con la Yamaha R1. R1 Cup, Michelin Power GP e CRV 1000 Expert. Settima posizione per Paolo Viarenghi con la sua BMW arancio fluo, che ha fatto segnare il tempo di 1:13.712. Partirà dalla terza fila di questo schieramento. Alle sue spalle Alberto Pignatale, il pilota campione in carica del CRV 600 Rookies, quest'anno promosso alla categoria Expert, e adesso si trova in seconda posizione di categoria in questa griglia di partenza, ma ottavo in posizione assoluta. Nona posizione per Alessandro Sette con la sua Honda CBR 1000 numero 72, 1:13.972 il suo miglior tempo. Non ho la memoria che potrebbe avere un server di Google, ma ho come l'impressione che questa qui sia la sua miglior qualifica stagionale. Andremo poi a rivederci i PDF delle scorse gare, ma ho questa sensazione qui. Decima posizione per Cesare Tricerri, seguito da Andrea Redaelli e Andrea Mardigan, pilota numero 63 col tempo di 1:15.321. Che corre con una moto che dovrete vedere da vicino, una BTT2V, un prototipo costruito dal team Byte Therapy, una moto bellissima che potrete apprezzare in queste immagini che state vedendo adesso nella presentazione di questo pilota, compagno di squadra di Marzio Durando. Alle sue spalle Alessandro Pivani, Marco Ghidini e Santo Di Stefano popolano la quinta fila di questo schieramento, mentre la sesta fila vede schierarsi Augusto Selvatici, Giuseppe Palio e Mauro Tommasi. 19esimo, l'avevo appena nominato, il compagno di squadra di Andrea Mardegan, Marzio Durando, 1:16.9 il suo best in qualifica, anche lui a bordo di BTT2V, questo prototipo che ha avuto alcuni problemi nella sessione di qualifica, alcuni problemi al cambio, hanno dovuto sistemarlo in fretta e furia, e spero per loro, mi auguro vivamente per la sua gara, che i problemi siano stati risolti. 20esimo Tettoni, 21esimo Alex Bassino, 22esimo Antonino Di Gangi, 23esimo Daniele Angelo Santo, 24esimo Cortellazzi, 25esimo Carlo Ulino con la sua Yamaha R6, pilota del team MotoZoo di Fabio Uccio. Uccio non è il cognome ma il soprannome, un mio caro amico che vive qui in zona Vimercate, che ci tengo a salutare, che segue due piloti, Davide Branchi e Carlo Ulino, i quali hanno fatto delle belle prestazioni, tra cui anche Carolino che parte dalla 25esima casella. Ricordiamo che comunque ciò che conta è la posizione di categoria, lui corre nel CRV 600 Rookies. 26esimo Adamo, 27esimo Marcello Pellegrino, che corre con il team Scappati di Casa. Non è una battuta, si chiama veramente così il team, è un team fantastico, mosso da una grande passione per le corse, che ha portato questo pilota alla sua prima stagione da pilota effettivo. La sua prima gara di Franciacorta ha ottenuto un gran bel risultato, alla seconda gara di Varano è stata una delle tante vittime del maltempo, una pioggia torrenziale l'ha fatto stendere in qualifica e l'ha costretto a tornare a casa senza disputare la gara. Un weekend molto sfortunato anche questo di Varano, in cui ha avuto diversi problemi tecnici, soprattutto al motore, problemi in qualifica in cui è caduto al primo turno a causa di un contatto con un altro pilota, ha fatto la Q2 soltanto per fare il tempo e qualificarsi, e ci è riuscito. Comunque parte dalla 27esima posizione, che non è la posizione che gli dovrebbe spettare di diritto. 28esimo infine chiude questo schieramento Kevin Galeano, unico pilota sudamericano di questa griglia di partenza, pilota colombiano che corre con il team MP Racing. Kevin Galeano arriva da un infortunio molto brutto, un high side che l'ha visto atterrare su entrambi i piedi con frattura di entrambi i piedi, per cui per 3 mesi l'ho visto gironzolare per il paddock in sedia a rotelle, ma purtroppo non poteva camminare e la voglia di salire in moto era tale che ogni volta mi fermava e mi diceva: guarda che appena ricomincio a camminare voglio il video, guarda che appena ricomincio a camminare voglio la GoPro.
così è stato, l'abbiamo soddisfatto, anzi di GoPro sulla moto ne ha due, così non potrà sicuramente lamentarsi dopo questa gara. E dopo aver visto la griglia di partenza illustrata nei minimi dettagli, la potete vedere nella sua numerosità qui sul circuito di Varano, schierarsi sul rettilineo illuminato dal sole che si sta abbassando verso l'orizzonte alle spalle di questi piloti che tra poco daranno il via a questa gara. Sono 28 moto, sono 28 piloti agguerritissimi, sono 28 piloti dei quali molti si stanno giocando il campionato, per cui molti oggi potrebbero arrivare a mettere la parola fine a questo trofeo, perché alcuni, come Santo Di Stefano, potrebbero aggiudicarsi la vittoria con una gara d'anticipo. Staremo a vedere. Inizia adesso questa gara del CRV Pre-Piemonte sul circuito di Varano per il quarto round di campionato. È partito fortissimo Villa lì davanti, arriva subito a staccar forte la prima curva, gira in prima posizione, è partito molto bene anche Luca Figerò, che va a beffare due piloti portandosi quindi in terza posizione alle spalle di William Venezia. Ha partito molto bene in seconda posizione, è stato un problema per Marzio Durando con la sua BTT numero 14, si dispera, tira forse anche qualche cristone all'interno del suo casco, per fortuna il rumore delle moto lo va a coprire, non lo sentiamo qui dalla cabina di regia, mentre Pignatale è francobollato alle spalle di Marco Manna, che si sta giocando posizioni importantissime di questo campionato. Intanto è ripartito Marzio Durando e va subito a passare due piloti, tra cui Kevin Galeano, all'ingresso della parabolica del circuito di Varano, con il gruppone che si va a sgranare già fin dal primo giro. Ricordiamo che corrono insieme rookies ed expert, quindi ci sono piloti che girano in 11, piloti che girano in 30, e questo potrebbe essere un fattore molto importante, soprattutto dal punto di vista dei doppiaggi. Eh sì, potrebbe mescolare le carte verso il finale, quando i primi doppieranno e ci sarà un po' di confusione probabilmente in pista. Sì, intanto Alessio Bronzini inquadrato proprio adesso, anzi lui sta inquadrando altri piloti, sta facendo una bella inizio di gara. Intanto Pignatale in lotta con Alessandro Sette, che si infila di prepotenza all'interno della seconda S. Pignatale costretto a rialzare la moto e lasciarlo sfilare, dare così una posizione di vantaggio ad Alessandro Sette. Sono due piloti che fanno due categorie diverse. Intanto Venezia inizia a mettere pressione alla moto numero 211 di Fabio Villa lì davanti, che guida questo gruppo di 28 moto che finora hanno regalato già grandi emozioni sin dal primissimo giro di questa gara. Sta perdendo forse qualcosina Venezia, anche perché alle sue spalle ha un osso duro di nome Figero, non si legge Figerod ma si legge Figero, anche se è uscito forte dall'ultima curva William Venezia e allunga leggermente sul suo avversario, con Villa che vola in prima posizione. Marco Manna va a passare di motore Alessio Bronzini all'interno e guadagna la quarta posizione assoluta e di categoria, a un passo dalla zona podio, un podio che da tanto tempo Marco Manna non vede arrivare, dopo che l'anno scorso si è aggiudicato il campionato della categoria CRV 1000 Expert. Quest'anno la sete e la fame di salire sul gradino del podio e bere da quello champagne tanto ambito inizia a farsi sentire pressante, lo stomaco brontola, la gola è secca e la voglia di champagne diventa sempre più grande. 12 giri di gara totali previsti, siamo al secondo giro. William Venezia inizia a pensare di farsi tutte le staccate su una ruota, perché l'hanno inquadrato tre volte e io per tre volte l'ho visto andare a pacco davanti con la ruota posteriore alzata, e sta andando abbastanza al limite, devo dire, in staccata. Vuole togliersi di dosso lì davanti Villa e cercare di fuggire. Sì, cerca, ecco, vediamo un altro tentativo. Si sta affiancando più volte, però non riesce a trovare il varco giusto per affondare l'attacco. Vediamo. Sì, anche qua, anche perché a Varano, al salvo invenzioni molto creative e artistiche, i punti di sorpasso sono quattro. Sì. Sono la prima curva, la seconda S, la X e l'uscita del ferro di cavallo. Sembra strano, ma lì ho visto molti sorpassi. Intanto Marcello Pellegrino inizia la sua rimonta, andando a passare Kevin Galeano all'uscita della prima S, probabilmente una partenza non delle migliori per Marcello Pellegrino, che ha subito recuperato adesso, si è fatto sotto, ha passato Galeano e adesso si getta all'inseguimento delle moto che li precedono lì davanti a loro. Con questa, che cos'è? Una CBR Honda, dovrebbe essere. È un'onda di qualche anno sì, fa. Sì, di un bel po' di annetti fa, sì, credo. Sì, sì, sì. Una moto non di ultimissima generazione, una Honda CBR. Non ero abituato a vederla quella carena lì. Mi ha tratto in inganno per un attimo. Nel frattempo Marco Manna sta dimostrando ancora una volta la grande superiorità tecnica e talentistica che ha avuto in questa qualifica, che gli è valsa la terza posizione, al punto che riesce a restare cucito al gruppetto dei primi tre lì in
in prima posizione. Non ho mai dubitato del talento di questo pilota, ma la prima gara di questo campionato ci aveva messo un po' la pulce nell'orecchio che forse Marco Manna non avrebbe avuto la possibilità, le potenzialità di tenere il passo dei primi nel corso di questa stagione. Qui al quarto round ha svoltato, ha messo la settima e ha fatto vedere tutto il suo potenziale. Intanto arriva vicinissimo alla moto di Luca Figero. Per un attimo ho temuto che facesse come a Modena, in cui aveva tamponato Piovani, il pilota, davanti a lui, finendo in ghiaia. Per un attimo ho rivisto quel flashback, ho detto no Marco, ti prego, non farmelo anche qua a Varano. Così per fortunatamente non è successo e tutto è filato per il verso giusto. Spettacolare ripresa in super slow motion all'uscita del ferro di cavallo, in questa curva verso destra che immette poi in una variante che porta sul rettilineo del traguardo. Una curva, tra l'altro, in cui ho sempre notato questa cosa: in ingresso ci deve essere un avvallamento, perché vedo molte moto con la forcella anteriore che va a lavorare in percorrenza di curva. E sì, sembra proprio che ci sia un avvallamento, e qua conoscere bene il tracciato fa la differenza, sapere dove passare, anche come anche Franciacorta, ecco, conoscere bene dove mettere le ruote fa veramente la differenza, perché puoi prendere delle buche in più o in meno e quindi puoi avere, diciamo, più vita facile sul giro. Un'altra buca molto evidente, che è stata, se non erro, coperta con il riasfaltamento parziale della pista avvenuto proprio adesso nel mese di agosto, dovrebbe essere alla curva parabolica. L'ingresso della curva parabolica in frenata, ho visto tante immagini in super slow motion con moto che arrivavano frenate, forcella quasi a pacco, e poi bam, un colpo secco sull'anteriore. E lì su cosa devi lavorare sulla moto per andare a... Lì in realtà lavori sulla forcella, ma anche sul posteriore, perché comunque la spinta che hai davanti alle volte viene da dietro, quindi non è sempre facile lavorare sulle sospensioni, perché per mettere a posto un problema che hai davanti tante volte vai anche a lavorare sul mono posteriore, no? E nello specifico poi andare a dirti cosa devi fare è sempre difficile, perché ci sono molti modi per andare a raggiungere lo stesso scopo, sia lavorando sull'anteriore che sul posteriore. Intanto qua è caduto una moto, sì. Abbiamo avuto un piccolo problema nello studio, è caduto qualcosa, ma noi continuiamo imperterriti nel commento di questa gara, tornando on board sulla moto di Alberto Pignatale, che è all'inseguimento di Alessandro Sette lì davanti a lui, quel pilota che qualche giro fa, nel primissimo giro di gara, gli aveva preso di forza, di prepotenza, con un sorpasso comunque molto pulito, molto corretto, la posizione alla seconda S. Ci sono voluti tre giri perché Alberto Pignatale col suo 600 si rifacesse sotto, si rifatto sotto, e adesso dovrà aspettare un tratto misto per andare a mettere la sua CBR versione junior davanti alla CBR versione senior. Entrambe due moto di marca Honda, modello CBR, ma una di cilindrata 1000 e l'altra 600. Intanto adesso al quarto giro di gara arriva sul rettilineo del circuito di Varano il sorpasso di William Venezia, che si prende la testa di questa corsa con una grande staccata su Villa, riesce a guadagnare una posizione portandosi così in testa e guadagnare la leadership di questa corsa. Adesso William Venezia davanti a lui a pista libera, e vedremo se effettivamente ne aveva qualcosa in più rispetto agli avversari o se semplicemente è stato un fulmine, un guizzo, un lampo di genio, qualcosa di effimero della durata di poche curve, qualcosa che verrà infranto nell'arco di pochi giri dalla rimonta di Fabio Villa, che vorrà sicuramente riprendersi la posizione. Intanto inquadrato adesso Marzio Durando, che si sta districando molto bene da questo gruppone in cui si vede coinvolto un gruppone di piloti molto agguerrito. Si trova attualmente al di là della ventesima posizione, dovrebbe essere alle spalle di Angelo Santo, se la vista non mi ha ingannato nelle immagini che avevo visto in precedenza. Inquadrato proprio adesso Carlo Ulino, che si trova a bordo della sua Yamaha R6 del team MotoZoo, ad affrontare il rettilineo del circuito di Varano, questo rettilineo breve ma intenso, un rettilineo in cui effettivamente, ora io l'ho sperimentato a bordo di un'auto, perché sì, ci ho fatto molti test qui sul circuito di Varano, la prima frenata è un incubo, perché quando arrivi in macchina col volante girato, il pedale del freno schiacciato e la macchina che inizia a sbacchettare nel posteriore, vorresti morire. In moto hai quella stessa sensazione lì o no? Sono tanti anni sinceramente che non ci guido qui a Varano, però il mio ricordo era di una staccata abbastanza tranquilla, niente di troppo impegnativo, quindi probabilmente anche perché con la moto puoi entrare tranquillamente col freno in mano, rispetto che magari con l'auto, in cui puoi fare un po' meno questa manovra, ecco. E effettivamente in moto entrare di traverso a volte serve, aiuta. A volte serve, quindi
quindi ci può anche stare, magari ti aiuta forse anche da quel punto di vista lì. La cosa particolare che ho notato guardando molte gare, soprattutto in questo round dei trofei motoestate, è come sia una di quelle curve in cui forse tentare il sorpasso all'esterno sia più vantaggioso che all'interno, perché hai comunque tanto spazio e soprattutto ti trovi col vantaggio di traiettoria nel cambio di direzione, quindi forse ti può... intanto caduta di Villa! Hai side bruttissimo in uscita dalla prima S, resta in terra il pilota. Spero non sia niente di grave, aspetterei di vedere il replay per giudicare effettivamente cosa sia successo. Ho visto un high side molto particolare. Potrebbero anche interrompere la gara perché non era in sicurezza il pilota in quel punto. Sì, infatti bandiera rossa. Gara interrotta dopo questa brutta caduta di Fabio Villa. Una caduta che mi ha lasciato un attimo di sasso, non tanto per la caduta in sé, ne ho visti tanti di high side nella mia vita così, ma quanto per il pilota rimasto in terra. Strano. E doppio high side. Sembra quasi che sia andato su una buca, sull'anteriore, perché prima, se vedi, ha avuto un problema davanti quasi. Ah no, vedi, moto imbizzarrita, gli è partito il posteriore, ha ripreso grip, è ricaduto sulla moto, ha fatto ripartire il posteriore e questa volta l'ha lanciato in aria. Vorrei rivederlo per capire la dinamica, ma è strana davvero, sì. Anche sì, perché poi comunque queste moto hanno tutto il traction control, quindi una caduta veramente strana da interpretare, da capire. Sì, infatti andiamo a rivederla magari adesso al rallentatore, rivediamolo un attimo. E io vedo infatti il posteriore che parte, riprende grip e poi riparte di nuovo e lo lancia per aria. Sì. Il pilota è rimasto in terra, io mi auguro non sia niente di grave, mi auguro che non sia stato colpito dalla moto di Figeot e lo sapremo soltanto al termine di questa bandiera rossa. La gara viene sospesa adesso giustamente per lasciar modo ai soccorritori di prestare soccorso al pilota Fabio Villa. E un incidente particolare che non ci voleva, anche perché Villa stava facendo una gara bellissima nonostante Venezia l'avesse sorpassato e avesse preso il comando della gara. Comunque Villa era lì. Sì, sì, sì. Era lì e la possibilità di andare a prenderlo e innescare un'altra battaglia ce l'aveva. Sono cadute sempre più rare queste di high side, quindi di perdita del posteriore, perché negli ultimi anni con l'elettronica anche sulle moto di serie, quindi traction control, si sono sempre meno queste possibilità di cadere. Però qua qualcosa forse non ha funzionato. Sì, poi sai, dello sporco, dei detriti sull'asfalto, sì, puoi avere il traction control che vuoi. Ma... è vero, a un certo punto lavora, ma poi ti lascia anche quello. La moto ti lascia. Niente, che dire... Auguriamo a Fabio Villa di non essersi fatto nulla di grave. Noi nel frattempo, mentre le moto sono ferme ai box in attesa che il semaforo ritorni ad essere verde, vi lasciamo per qualche minuto. Torneremo col collegamento poi quando ci sarà la seconda ripartenza di questa gara. Restate lì, continuate a vedere questo video perché tra poco ci sarà la seconda ripartenza. A dopo. Il pilota sta bene, o meglio, sicuramente stava meglio prima dell'incidente, ma non è nulla di grave. Fortunatamente Fabio Villa è stato portato via dai soccorsi, era cosciente, parlava e non sappiamo ancora bene che cosa sia successo, ma sembrerebbe soltanto qualche frattura. Un grosso abbraccio, un grosso in bocca al lupo, un grosso augurio di guarigione per questo pilota che ci auguriamo di rivedere nuovamente presto a bordo di una moto durante una gara, una competizione ufficiale. Nel frattempo sono trascorsi 55 minuti, è stata una bandiera rossa lunghissima proprio dovuta al fatto che per mettere in sicurezza la gara, per mettere in sicurezza tutti i piloti, è stato necessario aspettare che il medico desse l'ok e il via libera per la seconda ripartenza. Seconda ripartenza che sta per avere luogo tra pochi secondi con le moto che si stanno schierando su questa griglia di partenza del circuito di Varano. La prima casella sarà vuota perché Fabio Villa giustamente è stato portato via perché gli fossero prestati i soccorsi. Quindi anziché vedere 27-28 moto partire sul circuito di Varano, ne vedremo 27. Mancherà Villa e lì davanti la questione per la vittoria sarà ormai una questione a tre tra Venezia,
Figero e Marco Mann, basandoci su quello che abbiamo visto in gara 1. È tutto pronto per questa seconda ripartenza del CRV Piemonte. Ho visto una partenza anticipata forse di Alessandro Sette, non so se si sia mosso effettivamente o se sia stata soltanto un'illusione. Fatto sta che intanto qui davanti Figero è partito come un fulmine dalla quinta casella e gira in prima posizione, beffando tutti quanti, compreso lo stesso William Venezia, che sperava di avere vita facile almeno in questa seconda ripartenza, e invece no. Luca Figero gli ha detto no, pilota del team MP Racing, mettendo la sua Suzuki ormai di qualche annetto davanti alla moto di William Venezia e rimescolando nuovamente ancora per una volta le carte qui davanti nella leadership della gara della CRV 1000 Expert. Al comando, quindi ricapitolando, Figero che è partito molto bene, alle sue spalle William Venezia seguito da Alessio Bronzini in terza posizione, partito molto bene anche lui, e Marco Manna alle spalle del pilota a bordo del 600. Intanto Venezia cerca subito di rompere gli indugi al primissimo giro di questa gara, staccata impressionante di William Venezia. Se avesse fatto il sorpasso io mi alzavo e me ne andavo, ma Alessio Bronzini approfitta del lungo di William Venezia, lo porta anche lungo il ferro di cavallo, come dire mo sto cavoli tuoi, ci sto io davanti in seconda posizione e adesso guardi il mio bel sedere qui sul rettilineo di Varano. Intanto c'è un lungo di Kevin Valeano, arrivato troppo lungo in staccata alla curva X. Purtroppo sono quelle situazioni in cui ti trovi in ghiaia, non sai come uscirne, devi aspettare l'intervento dei commissari e lì i secondi fioccano sul cronometro. Purtroppo per Alessio Bronzini i sogni di gloria finiscono dopo pochi secondi, perché col suo 600 non può competere col 1000 di William Venezia, e si vede quindi sfilare da Venezia e Altomonte, che si portano rispettivamente in seconda e terza posizione. Alle sue spalle Marco Manna dice tra sé e sé, perché loro sì e io no, e ha messo anche lui nel mirino la Kawasaki 600 di Alessio Bronzini e vuole a tutti i costi andare a passarlo. Qui alla seconda S, alla seconda variante, stacca forte dopo essere uscito fortissimo dalla curva parabolica e guadagna un'altra posizione. Purtroppo quando vedi 600 e 1000 nella stessa griglia di partenza si vedono queste grandi differenze in termini di cavalli. Eh sì, sicuramente la differenza sul dritto si nota, soprattutto in accelerazione, una 1000 ha una spinta molto, molto superiore, i cavalli sono ovviamente diversi. Stavo guardando prima l'attacco di Venezia, che poi l'ha portato all'errore, quindi al dritto. Tanto scusami, l'attacco di Carlolino, scusami, arriva a staccare molto forte qui in fondo al rettilineo, si tiene tutto interno per cercare di avere il vantaggio di traiettoria, ci riesce con un bel sorpasso ai danni della Ducati che lo precedeva. Dicevi, scusami. Sì, intanto mi sembra che Venezia abbia recuperato bene su Figero. Quello che dicevo è, quando ti capita che il posteriore si alza, sei costretto assolutamente a rilasciare il freno e quindi a perdere terreno, rifrenare dopo, ma perdi ovviamente forza frenante, devi andare lungo. Sì, non hai alternative se non che arrivare lungo. Esatto. Quando ti si alza il posteriore sei devi rilasciare per forza il freno, e quindi ovvio che la tua staccata si è rovinata. Infatti il grosso problema è quando ti si alza il posteriore e davanti a te vedi tipo 3 o 4 moto. Lì veramente è difficile, perché devi cercare di evitarle tutte e andare lungo. No, beh, lì ci sono situazioni in cui scegli. Mi viene in mente Iannone con Lorenzo, sì, quest'anno. Esatto. A Barcellona, insomma. Scegli. Se scegli quello che ti sta più antipatico e miri lui, perché non è facile neanche scegliere quello. Non hai altre alternative. Intanto Venezia vuole farla finita subito così al secondo giro di gara, che scocca adesso e diventa il terzo giro di questa gara sprint di soli 6 giri. Riesce a passare Luca Figero e portarsi così nuovamente per la seconda volta in questa giornata al comando di questa gara. E allunga anche tanto Venezia. Sì. Questo mi fa intuire cosa che avevo già intuito analizzando i primi 4 giri della prima manche, che ne abbia di più degli altri. Sì, volevo dire una cosa riguardo alla moto di Figero, un Suzuki che mi dicevi ha qualche anno ormai, però è un progetto che veramente, quello iniziale penso sia di 10 anni fa, ma è una moto che ancora a livello di telaio e di anteriore è eccezionale, e si vede perché è molto stabile, è una moto che ti permette di entrare pinzato senza paura. Io l'ho usata nel mondiale stock nel 2008 e è tuttora una moto che per certi versi rimpiango un po' per stabilità e anche per facilità di guida. E intanto, mentre ci raccontavi questa bella aneddoto tecnico sulla moto di Luca Figero, abbiamo visto tante bagarre disseminate nell'immensità di questa griglia di partenza. Alessandro Sette, che si vede costretto a difendersi da un gruppo di inseguitori agguerritissimo quali Ghidini, Selvatici e Tommasi, un Andrea Mardegan che si trova imbottigliato in quella bagarre tra Ghidini, Selvatici, Tommasi, Mardegan, Redaelli e Di Gangi, e un Marzio Durando che purtroppo è stato costretto al ritiro al secondo giro di gara. Quindi i problemi tecnici che aveva riscontrato nella prima fase di gara
e nella fase di qualifica di questa mattina purtroppo si sono rivelati tali da non consentirgli di continuare questa gara. Ci spiace per Durando, perché a Modena comunque aveva, era stato autore di una bella gara, anche lì conclusasi con una caduta. Purtroppo ci sono problemi tecnici e ci sono cadute. Questa volta incolpevole, il problema tecnico l'ha costretto a parcheggiare la sua moto al parco chiuso e tornarsene a casa triste e mesto. Intanto vediamo l'uscita del ferro di cavallo, il paradiso della piega, questo qui a Varano. Sì, stavo guardando questo pilota numero 37 con la visiera chiara. Io faccio fatica a usarla chiara anche quando piove, perché mi dà fastidio ogni po' di luce che entra. Invece vedo che c'è qualche pilota qua che la sta usando chiara e mi chiedo come facciano, però insomma, ognuno ha la sensibilità negli occhi diversa. Sì, infatti ne parlavamo io e Edoardo Mazzuoli proprio nella scorsa gara di Modena. Sì. In cui c'era un sole che scioglieva i copertoni delle gomme a bordo pista e c'erano piloti con la visiera chiara. Sì, 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 sì. E lì abitudine forse, non so. Inizio a pensare che sia una questione di abitudine, come molto semplicemente, per ridurla alla banalità più totale, ci sono persone che in spiaggia stanno con gli occhiali da sole e altri che stanno senza. È vero, è vero, è vero. E io obiettivamente, anche perché ho gli occhi chiari, senza occhiali lì da sole sclero, quindi ce la faccio anch'io. Credo che sia proprio anche una questione di, al di là dell'abitudine, magari anche di genetica. Le persone con gli occhi chiari sono più portate a soffrire la potenza della luce del sole. Abbiamo intravisto poco fa la moto di Marcello Pellegrino, che è sempre in bagarre con il pilota che lo segue. Una battaglia che dura ormai da 4 giri di questa gara, l'abbiamo incontrato proprio adesso. Cerca lo spiraglio, il pertugio dove poter mettere il suo nasino e guadagnare una posizione. Inquadrato adesso Paolo Vialenghi, che purtroppo per lui ha avuto un problema tecnico sulla telecamera installata sulla sua moto e non riusciamo ad avere le immagini della sua soggettiva. Paolo Vialenghi, che sta facendo comunque una gran bella gara, si trova attualmente in settima posizione assoluta, ma a quinta posizione di categoria. Potrebbe essere il miglior risultato stagionale, che gli consentirebbe di chiudere alle spalle di Marco Manna, che per un attimo nella prima partenza aveva sognato il podio, podio che adesso viene messo in grande discussione da Giovanni Altomonte, che si trova attualmente terzo in classifica alle spalle di Luca Figero e William Venezia, mentre Alberto Pignatale sta cercando di andare a prendere davanti a lui Alessio Bronzini, il quale però inizia ad avere già un vantaggio cospicuo, considerando che la gara, anziché essere sulla durata di 12 giri, si trova ridotta alla durata di 6 giri. Perché? Perché 4 giri sono già stati disputati nella prima fase, 2 giri sono stati disputati come warm-up lap prima della partenza per verificare che la pista fosse in condizioni agibili, e il che ci porta ad avere soltanto una gara sprint di 6 giri. Quest'anno il CRV è stato molto funestato dalla sfortuna delle gare corte. Infatti alla prima gara di Varano, gara ridotta a 8 giri per ritardi dovuti a tante bandiere rosse, alla gara di Modena, gara interrotta al nono giro per una bandiera rossa, che tra l'altro ha visto vincere il pilota che aveva causato la bandiera rossa. Sono quelle cose paradossali che succedono anche nel mondiale, perché il regolamento prevede quello, che effettivamente se cade il primo e si spacca una gamba, sì, e danno bandiera rossa e la gara finisce lì, ha vinto lui. Sì, ed è strano. Sì, sì, sì. E infatti iniziavamo a fantasticare su magari un pilota che inizia a essere primo, ha un problema tecnico, allora si lancia per terra, finge di essersi fatto male e finisce lì la gara. C'era qualche giapponese che era stato accusato un po' di stare un po' troppo sdraiato nelle vie di fuga senza essersi fatto niente, proprio per far interrompere la gara e ripartire e portarsi a casa magari il risultato. Per fortuna il motociclista ha ancora una dignità e certe cose si vedono solo nel calcio e non in moto. Oppure se sei giapponese. Esatto. O thailandese, perché dovete vedere il campionato thailandese di motociclismo, le scorrettezze che fanno. Fantastico. Ancora slow motion, ne abbiamo voglia, ne avete voglia anche voi, ci fanno godere, ci fanno entusiasmare queste immagini in super slow motion, in cui si vanno a vedere dettagli che neanche la telemetria sarebbe in grado di farti vedere. Guarda come lavora l'anteriore della moto di Marco Manna lì in ingresso di questa curva. E lì... Sì, notare tu prima... Sì, anche qui in percorrenza l'hai vista quella, sì, però quella piccola connessione che lavora bene, vedi come copia bene tutti gli avvallamenti. Ecco, vediamo proprio il lavoro che fa. E qua in uscita ho visto tante diverse interpretazioni. Vedo che quelli forti tagliano il più possibile. Ma in realtà sì, più tagli, prima dai il gas. Però devi avere una buona confidenza, perché comunque il cordolo non ha lo stesso grip dell'asfalto. Quindi devi essere preparato anche delle piccole perdite di aderenza, oppure dei pompaggi del mono posteriore in uscita, perché ovviamente non è piatto come l'asfalto. Infatti poi va a innescare magari un rimbalzo che potenzialmente ti rallenta nella fase di accelerazione. Sì, in telemetria lo vedi bene. Oppure quando vai a prendere un cordolo vedi proprio magari il mono che va a pacco, però non è reale, non devi fare il setup della moto
su quello, perché magari probabilmente hai preso proprio il cordolo e quello ti fa andare a pacco magari il mono. Intanto abbiamo visto in questi replay delle partenze la bellissima partenza all'interno di Alessio Bronzini, che ha guadagnato diverse posizioni, e l'accenno di partenza anticipata di Alessandro Sette. Ora bisogna vedere i regolamenti cosa dicono, perché ci sono alcuni campionati in cui basta anche solo muovere la moto, sì. Poi ti fermi senza neanche superare la tua riga. In realtà è quello, basta il movimento della moto prima del semaforo e in teoria c'è la penalizzazione. Però poi io credo che sia a discrezione del direttore di gara vedere se, cioè, se un minimo c'è stato di vantaggio o meno, eh. Però il regolamento dice proprio quello: il movimento prima del semaforo dovrebbe essere sanzionato. Diciamo che comunque anche e soprattutto in trofei regionali si tende a lasciare un po' di tolleranza, soprattutto anche nel caso in cui il pilota non ha effettivamente guadagnato nulla. Anzi, Alessandro lì 7 ha perso diverse posizioni anche, chiaro, perché poi è stato costretto a rimettersi il sesso sulla moto, ripartire, e ne ha perse. Quindi non mi stupirei se gli fosse anche concessa un po' di tolleranza, che sarebbe anche giusta in questi frangenti. Alberto Pignatale ancora continua a vedere davanti a sé, lontano a diversi metri di distacco, la moto di Alessio Bronzini, senza però arrivare a prenderlo, senza però arrivare a portarsi a distanza di tiro e arrivare a tentare di fare uno dei suoi soliti duelli che quest'anno ci hanno entusiasmato, soprattutto con il suo avversario Massimo De Lorenzo, purtroppo assente perché è proprio colui che si è fatto male alla scorsa gara causando la bandiera rossa. Inizia adesso l'ultimo giro di questa gara con Venezia saldamente al comando. Fish Rock vede ormai spegnersi la possibilità di andare a vincere questa gara lì davanti a William Venezia, e Marco Manna che vede sempre più remota la potenzialità di andare a prendersi il terzo posto. Intanto inquadrato anche adesso ancora una volta Paolo Viarenghi, purtroppo ci dispiace avere poche immagini di lui, purtroppo la sua telecamera on board installata sulla moto non ci sta trasmettendo il segnale e non abbiamo modo di vedere i suoi duelli così da vicino, soprattutto in una griglia con così tante moto e con così tanti piloti schierati qui al via. Fish Rossi è fatto molto sotto alla moto di William Venezia, potrebbe essere un colpo di scena questo nelle ultime curve di questa gara, mentre e Marcello Pellegrino sta cercando di rompere gli indugi con la Ducati numero 6 che lo precede, quella di Emil Maria Ludovico Adamo, per andare a cercare di prendergli la posizione. Si affaccia all'esterno del ferro di cavallo, Adamo va a chiudergli la traiettoria. Di sicuro Pellegrino non vuole portare a casa altre carene rotte e ci pensa su due volte prima di guadagnare una posizione in un punto in cui potresti stendere facilmente la moto. Arriva adesso a staccare alla prima curva, desiste dal tentativo di andare a passare questo pilota, ed è comunque bello vedere anche come nel CRV sia dia modo a piloti di qualunque livello, qualunque categoria, di potersi sfidare e di poter competere, di poter imparare anche da piloti che vanno anche un po' più forte di te, e questo è davvero un gran bel fattore. Intanto Sette ha messo nel mirino Paolo Viarenghi ed è riuscito a passarlo alla curva X. Non vorrei che avesse avuto qualche problema Viarenghi. Intanto scintille qua nelle ultime tre curve di questa gara con Fish Rock che prova l'attacco su Venezia. Venezia chiude la porta, Altomonte prova a infilarsi per dire anche lui la sua. Fatto sta che dopo tante scintille, dopo tanto fumo, l'arrosto va in mano a William Venezia, che transita sotto il traguardo, sotto la bandiera a scacchi, con il numero 1 sulla tabella del direttore di gara, e vince questa gara con un grande, 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 grande risultato davanti a tutti. Un grande risultato meritato soprattutto per quello che abbiamo visto. William Venezia che non è mai partito bene, William Venezia che ha dovuto sempre rimontare, ci è riuscito ed ha amministrato ed ha tenuto stretta sempre la prima posizione. Qui dietro la gara non è ancora finita, perché Mardegan si sta districando da questa mischia selvaggia composta da tanti piloti, sta cercando di andare a prendersi un podio del CRV 600 Rookies, che varrebbe tantissimo. Intanto Bronzini transita adesso sotto la bandiera scacchi, vince così la gara del la CRV 600 Expert davanti ad un Alberto Pignatale sul gradino intermedio del podio alle sue spalle. Aspettiamo che transitino adesso anche tutti gli altri piloti sotto la bandiera scacchi per andare a vedere i vincitori delle rispettive categorie, con ricapitolando la categoria della 1000 stanno ancora concludendo qui dietro i piloti, con Carlo Lino che davanti a lui ha forse la possibilità di guadagnare un'altra posizione che gli permetterebbe di salire in quinta posizione della categoria Rookies 600, ma a giudicare dalle immagini che sto vedendo, lo spazio per andare a tentare un sorpasso qui nell'ultimo settore del circuito di Varano non c'è, e infatti così è. Carlullino resta sesto dietro al pilota a bordo di Ducati che l'ha preceduto alla fine di questa gara. Ricapitolando l'ordine d'arrivo, vincitore della categoria 1000 Expert, l'uomo che vedete inquadrato in questa immagine in super slow motion, il pilota numero 44 del team Technobike, William Venezia. Il vincitore è lui,
ha dato pochi decimi a Luca Figeroa, ma ha dato tanto filo da torcere a questo pilota a bordo di Suzuki, che ha dovuto sudare sette camicie per cercare di portarsi a casa la vittoria, che poi è andata nelle mani di William Venezia. Alle loro spalle Marco Manna mi viene dato in terza posizione, non vorrei che Altomonte facesse parte di un'altra classifica. Infatti da questa gara qui possiamo vedere la classifica riservata alle wild card, in cui Giovanni Altomonte è dato come vincitore, quindi vincitore Altomonte davanti a Redaelli e Fabio Villa, che comunque non ha concluso la gara a causa dell'incidente nella prima partenza. Nella Expert 1000, quarta posizione per Piovani davanti a Viarenghi, Tricerri, Palio e Tettoni, mentre nella Expert 600 vincitore, come avevamo detto in precedenza, Alessio Bronzini davanti a Pignatale e Di Gangi. Nella Rookies 1000 Alessandro Sette è risultato essere vincitore con un bel margine sul secondo alle sue spalle, 20 secondi di vantaggio su Augusto Selvatici. Una grande gara per Alessandro Sette, che giustamente noi, con i pochi mezzi che abbiamo, con la grafica che abbiamo, non riusciamo a vedere in tempo reale le posizioni di quattro sottocategorie in una griglia di 28 moto. Un po' complesso, mentre a fine gara, con i risultati finali di gara, possiamo apprezzare la grande vittoria di Alessandro Sette davanti a Selvatici, Angelo Santo e Cortellazzi. Mentre nella Rookies 600 Santo Di Stefano vince la gara davanti a Marco Ghidini e ad Andrea Mardegan, che alla fine è riuscito a districarsi da quel gruppone di moto in cui si trovava impantanato e ha concluso così la gara a podio in terza posizione. Quarto Tommasi davanti a Bassino, Ulino, Adamo, Pellegrino, Galeano e Marzio Durando. E andando a vedere anche la classifica generale del campionato, noto che ci sono alcuni piloti che hanno vinto il campionato con una gara d'anticipo. Stiamo parlando di Matteo Di Stefano, che vince il trofeo con 100 punti dopo 4 vittorie consecutive e matematicamente vincitore davanti all'assente Andrea Modena, che oggi gli ha regalato questi 25 punti. Quindi Matteo Di Stefano vincitore della classifica 600 Rookies, mentre Alessandro Sette è il vincitore del campionato della categoria 1000 CRV Rookies. Anche lui 4 vittorie di fila, anche lui rispetto al secondo Augusto Selvatici, che ha totalizzato 1-0. Sembra di vedere una fotocopia nella Rookies 600 160, nella Rookies 1000 160 i punteggi rispettivamente del primo e secondo. Pazzesco, davvero singolare questa cosa. Invece nella classifica 600 CRV Expert è ancora tutto apertissimo. Pignatale guida ancora la classifica con 85 punti, mentre il secondo Alessio Bronzini si trova a 82 punti. Sarà una bella guerra Franciacorta, solo 3 punti di scarto tra uno e l'altro. E poi in terza posizione Massimo De Lorenzo con 58. De Lorenzo purtroppo è infortunato alla gara di Modena, chissà se riuscirà a correre a Franciacorta per poter conservare il suo terzo posto di campionato, che varrebbe comunque una magra seppur bella soddisfazione. Nella classifica del 1000 Expert invece Luca Figeroa guida il campionato, complice anche lo zero di William Venezia assente a Varano, con 90 punti rispetto ai 70 di William Venezia. Sì, dovrebbe amministrare un pochino l'ultima gara Figeroa per portare a casa questa vittoria di campionato, perché 20 punti di scarto sono un bel bottino. Gli bastano 6 punti a Luca Figeroa qualora Venezia vincesse la gara per portarsi a casa il trofeo. Sarà semplice, ma si sa, nel motociclismo tutto può succedere. Questo è tutto quindi per il quarto round stagionale del CRV 1600 Rookies ed Expert. Vi ricordiamo che l'ultimo appuntamento di campionato in cui verranno decretati vincitori delle categorie Expert sarà a Franciacorta il 24 e 25 settembre. Siete tutti invitati a venire a vedere da spettatori, perché la gara sarà aperta al pubblico. Da Alberto Fontana, Fabrizio Perotti, è tutto, ci vediamo a Franciacorta.